Bentornati amici di RWS Revolution Web Station. Eccoci qua amici, una nuova giornata ricca di tante interviste. Come sempre sta cominciando, come sempre alle porte. E noi, prima di andarvi ad introdurre la prossima ospite di oggi, vi ricordiamo come sempre un bel mi piace su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, da poco anche su TikTok. Ma mi raccomando amici, veniteci ad ascoltare su Spreaker e venite a dare anche un'occhiata al nostro sito web www.revolutionwebstation.com. Allora, siete pronti? Perché oggi abbiamo in collegamento telefonico qui con noi una wedding planner. Lei è Flavia Arcella. Ciao Flavia! Ciao, buongiorno! Ciao Flavia, come stai? Tutto bene, grazie. Voi? Bene, grazie Flavia. Allora, oggi ci divertiremo, no? Si parlerà del giorno più bello, il giorno più importante di ognuno di noi, vero? Esatto, diciamo, il matrimonio. Esatto. Diciamo che tu non ti annoi mai, di sicuro, nel tuo lavoro, vero? No. Potremmo fare a cambio, vuoi? No? Vogliamo fare una no, prova, una lo giornata? Amo troppo. Bene. Questa è la cosa più importante, veramente, Flavia. Lo ami troppo, che bello. Allora, ecco Flavia, per diciamo un po' cominciare, no? Così, volevo chiederti un po' per rompere il ghiaccio, una cosina iniziale, ecco. Proprio dato che lo ami troppo, quando nasce questa passione? Quando è nata la passione che ti ha spinto a diventare wedding planner? Ma è nata in realtà 6 anni fa. Io ho iniziato ad occuparmi di business travel e poi piano piano mi sono affacciata al mondo del wedding, un po' per caso, e mi sono innamorata totalmente di questo lavoro, incontrare gli sposi, sentire le loro storie d'amore, come si sono conosciuti, come sono arrivati al giorno più importante della loro vita, mi emoziona sempre tantissimo. Ok, perfetto. E insomma, tu fai emozionare loro anche con tutta sì, l'organizzazione curata al esatto, dettaglio. Questa insomma, no? Ecco, e proprio parlando di questo, no Flavia, perché è importante affidarsi alla figura della wedding planner? È importante perché la cosa principale che io dico sempre è che gli sposi sono sempre in preda delle fortissime emozioni nell'anno che precede il loro matrimonio, quindi spesso sono confusi, non sanno da dove iniziare, non sanno come pianificare il loro matrimonio, quindi avere una consulente al loro fianco in grado di organizzare le loro emozioni, di pianificare quello che loro hanno sempre desiderato al meglio è assolutamente fondamentale. Poi li sgrava da tantissime ansie che loro hanno, se li accolla praticamente lei, quindi loro hanno tutta l'organizzazione come l'hanno sempre desiderata, vivendosi solo le emozioni positive. Esattamente, levando tutta quella parte stressante, giusto? Esatto, di cui ti fai carico tu, però per te non è stressante perché giustamente è quello che ti piace, Flavia, e ti faccio veramente i miei complimenti perché si sente che ne hai tanta di passione per il tuo lavoro, eh? E questa è la parte più importante, perché poi quando abbiamo la passione il lavoro si svolge, come dico sempre io, al 110%, giusto Flavia? Esatto, non senti la stanchezza, non senti la fatica, anzi ti fa piacere perché vuoi stupire non solo gli sposi ma anche le loro famiglie. Esattamente. Che hanno moltissime aspettative. Esattamente. Arrivi a fine giornata nel letto che sei soddisfatta, no? Giusto? Sì, allora, esattamente. Ecco, Flavia, poi come ti approcci tu con i tuoi clienti, con chi si rivolge a te, no? Allora, io inizialmente mi piace molto conoscerli, cioè conoscere la loro storia, qual è, diciamo, le loro caratteristiche personali, come sono arrivati, no, alla proposta di matrimonio, perché per organizzare l'evento è fondamentale che il matrimonio parli di entrambi gli sposi, non deve predominare né lei né lui, ma deve essere un'armonia di ciò che li rappresenta, quindi soprattutto conoscerli e poi di lì iniziare a pianificare. Esattamente, in base ai loro desideri. No? Giusto,
È importantissima, credo, la fase della conoscenza, vero? No, per entrare sì, un po', assolutamente sì. Per vedere le cose con i loro occhi, no? Giusto? Esatto, perché spesso si dimentica, ci dimentichiamo che la wedding planner è una planner, cioè un'organizzatrice, quindi prima dei fiori, prima degli allestimenti viene l'organizzazione. Questo è fondamentale. Esattamente, esattamente. Quindi tu praticamente cominci veramente dallo studio della coppia. Della coppia, esatto. Poi viene dopo, no, l'organizzazione. Esatto, quali sono le loro idee, se c'è qualcosa che le accomuna, un ricordo, un viaggio, qualcosa da cui prendere spunto per elaborare poi il tema che sarà il fil rouge di tutto l'evento. Ok, ok, ecco, quanto ci vuole per organizzare un matrimonio? In tempi tecnici, diciamo, tanto, immagino, giusto? Ma diciamo che un anno è più che sufficiente per fare qualcosa di bello. Ma anche ho organizzato matrimoni anche in 5 mesi, da zero, in location che erano, diciamo, delle aree nude, cioè nel senso che bisognava allestire e mettere tutto dentro. Ok, perfetto, quindi così aree nude e crude e le avete riempite veramente, a volte anche in 5 mesi, esatto. Quindi complimenti, insomma, è poco tempo, è poco tempo. Poi, è poco, però con l'impegno, diciamo, un lavoro di squadra si può fare. Ok, 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 insomma, poi anche magari trovi la sposa quella più che richiede un po' più d'attenzione, quella un po' che, insomma, quindi tante richieste e tu sei veramente capace, Flavia, di soddisfarle tutte. Ti faccio i miei bisogna complimenti. Bisogna essere un po' psicologi anche. Esatto, esattamente, soprattutto direi, non anche, vero? Esatto, esatto. E mi raccomando, voi amici che ci state sentendo da casa, mi raccomando, non scordatevi di andare magari a incuriosirvi sul web, come ho fatto io. Andiamo sul sito, www.flaviaarcellawedding.com, ma anche su Facebook Flavia Arcella Wedding Planner o su Instagram Flavia Arcella _ Wedding Planner. Mi raccomando, andiamo a mettere un bel seguito e tanti like, e magari, perché no, poi la contattiamo per il nostro giorno più bello, il nostro giorno migliore. Allora, Flavia, ecco, poi prima di andare verso la chiusura, no, io volevo chiederti una cosa, poi, che io, diciamo, la parte più difficile del tuo lavoro, no, credo sia risolvere le problematiche, no? Giusto, da risolvere gli imprevisti. Ecco, quanto deve essere preparata una wedding planner a risolvere un imprevisto? Deve essere molto lucida e ci vuole una forte determinazione, una grande pazienza, perché il giorno dell'evento nasce sempre l'imprevisto, quindi ci vuole quella velocità mentale di riuscire a risolverlo nel più breve tempo possibile senza fare accorgere né gli ospiti né gli sposi di quello che sta accadendo. Perfetto, perfetto. Quindi mi raccomando, amici, io spero voi abbiate preso appunti su tutto quello che ha detto la nostra Flavia, perché è veramente una professionista e veramente potrà rendere migliore anche il vostro di giorno preferito. Quindi non tardate a farvi sentire. Allora, Flavia, noi siamo quasi arrivati alla fine adesso, ma perché dico quasi? Perché prima di salutarci, sai cosa facciamo adesso, Flavia? Andiamo a dare tutti i tuoi contatti. E allora, amici, andiamo a contattare la nostra wedding planner Flavia Arcella al 338-2457-436. La troviamo a Napoli, la troviamo poi su Facebook Flavia Arcella Wedding Planner, su Instagram Flavia Arcella _ Wedding Planner, sul sito web www.flaviaarcellaweddingplanner.com. E se vogliamo un indirizzo un pochino più istituzionale, mandiamo una bella mail a info.flaviawedding@gmail.com. Giusto, Flavia? Perfetto. Allora, Flavia, io ti ringrazio veramente per essere stata qua con noi e averci deliziato con tutte queste informazioni preziosissime, e ti faccio veramente tanti, tanti auguri per il tuo futuro. Grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie, Flavia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.